esprime tutta la mia gratitudine della sua presenza qua oggi. Per noi, noi abbiamo già pensato e quindi tutta la cittadinanza, comunque meno male, già l'anno scorso quando ci fu riuscita sul programma, perché sappiamo, stiamo creando a tempo questa lotta contro questo mostro che ci vuole la sanità, e siamo, noi siamo convinti ancora oggi, nonostante la presenza da appaltata, che qualcosa si può fare, che esista una via alternativa, una alternativa. E niente, noi la sua presenza non può che aiutarci in questo senso, ci può dare anche stimolo ancora di più, perché è una figura molto notevole, molto importante, molto nota, e già all'epoca quella semplice notizia che è già la stagione delle... E forse fu un momento di riflessione, poi c'è stato questa nuova cosa, ma di nuovo nel silenzio c'è stato l'appalto, adesso noi l'otto abbiamo un incontro, nel contempo stiamo cercando soluzioni alternative. Io ripeto, l'altro giorno abbiamo studiato alcune ci sono delle possibilità e non cambiamo questa situazione della regione mondiale. Noi oltre che scrivere la per tutto di una situazione e la rialzata di tutta la nazionale e tutto ciò che ha fatto oggi, la vogliamo soltanto invitare a continuare con noi in questa cosa che si sembra ancora lunga e difficile, ma io sono positivamente secondo me, però il suo aiuto può esserci di tanta importanza. Capito l'effetto che può avere qualsiasi sua uscita, anche esempio, una cosa di grande aiuto, di grande supporto a quella nostra realtà. Io ringrazio anche Francesco per aver riuscito a creare questo incontro molto veloce, perché abbiamo, non so, abbiamo fatto in tempo a. Sì, il discorso con noi, poi abbiamo già iniziato questo discorso, il discorso di cittadinanza orale, però su questo noi non sappiamo che sono la dinamica, diciamo, come funziona, che faccio io. Sì, ma non bisogna cosa come... Se ci sono un'altra parte su cosa. Certo che c'è, altrimenti non sapete. No, se ci sono dei protocolli da rispettare, se funzionano tutti i nostri sistemi. Siamo già attivati. Non ci siamo attivati, la parte nostra è soltanto un fatto di grande... Penso che stasera sia finalmente lanciato il desiderio di conferire la cittadinanza onoraria e credo che la signora Paola sì, voglia assolutamente accettarla, quindi si tratta solo di ratificare. Sì, perfetto, quindi deve essere un primo incontro, il tuo solito nome, quindi lo studiamo dal tuo profilo giusto. Va bene, sta bene. Nel momento in cui la accetta la cittadinanza onoraria, usando magari energia pulita per riscaldare l'acqua.
fare dei passaggi, ripulirla tutta e farlo diventare uno dei posti più importanti per della Puglia, comunque del Salento e della Puglia, così io, cioè, ci credo veramente. E anche per questa storia che c'è dietro, questa, che poi non si capisce se è vero, se non è vero, se veramente sia vera la storia di San Francesco in persona, scusami, San Pietro in persona, si è passato di lì. Ci sono molti punti in cui è arrivato San Pietro. Sì, essendo una fonte d'acqua vicino al doce, vicino al mare, è un punto importantissimo. E questo scarico al mare che vogliamo mettere da vicino sarebbe veramente uno schiaffo in faccia a San Pietro. No. Grazie. Io volevo semplicemente ringraziare tutti voi, e ringraziare Romina, Iari. Naturalmente non possiamo sperare che soltanto persone importanti come loro e famose ci diano una mano. La battaglia di tutti e ognuno di noi vale tanto oro quanto è capace di portare avanti queste battaglie di democrazia. Non ci dimentichiamo che abbiamo riferito all'intente interessi economici per 2.000 miliardi di lire con una centrale nucleare e tutti la volevano. E questa volta vale molto meno. Nessuno lo vuole, solo qualche politico, ahimè, quasi tutti i politici regionali. Quindi è una battaglia che si può vincere molto più che non con il nucleare. Chi ci crede vince, non c'è alcun dubbio, chi la dura la vince, quindi non ci facciamo intimidire, inizi lavori, la volontà popolare vince sempre. Grazie. Noi, giusto per questo incontro, sono veloce, ma abbiamo intento di organizzarci, questo è un piccolo scoccio di Alessandra. Adesso diamo questo piccolo omaggio sperando nel prossimo anno. Molto bello. Nel spiegare le motivazioni, poi ci spiegheranno come le questioni di finanza. Molto bello. Grazie. Sì, ci siamo. Abbiamo questo appuntamento proprio là, guarda destino.